Radio Station, Radio Bruno. Eccoci qua! Allora, ve l'avevamo annunciato, in diretta insieme a noi ci sono i ricchi e poveri. Ciao! Benvenuti! Ciao ragazzi, ben ritrovati. Ma che emozione, devo dire, guardarvi. E che esce piano piano. Spingi più forte, stammi più vicino. Se ci sta bene, sarà perché ti amo. Ecco, guarda, siete meravigliosi, ma... Ma com'è, non puoi dire una parola che ti fanno una canzone, ma com'è questa storia? No? Angela, Franco, Marina, Angelo, i ricchi e poveri insieme a noi. Vi ricordo una volta in più come vederli, oltre che ascoltarli, se non l'avete ancora fatto sul digitale terrestre, in televisione, canali 256, 71, 683. Sono tutti vicino, sono bellissimi, va detto. Tutti e quattro, Franco, che tu qualche volta ti sei lamentato di questo. Tutti e quattro. Grazie, sei gentile. Ecco. Tu sei bella, comunque, mi fa piacere già di mattina presto. Ecco, vedi. Beh, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe anche nascere qualcosa da ma qui guarda, alla fine. Alla la fine distanza purtroppo non ci aiuta. Non ci aiuta. 50 anni. Un album, una reunion con canzoni ricantate in studio. La prima domanda che vi faccio è proprio questa: come è stato ricantare in studio con la tecnologia di oggi? Era molto più complicato 50 anni fa registrare un disco o ci sono nuove complessità oggi? No, anzi è tutto molto più semplice, perché allora c'erano poche piste per cui bisognava cantare e sovrapporre. Adesso invece si può fare addirittura in diretta, noi da Milano, José Feliciano dall'America, ci colleghiamo e cantiamo nello stesso studio. 50 anni fa com'era invece? Tutti lì a far sul serio? No, 50 anni fa abbiamo cantato in diretta noi con l'orchestra. Ecco, suonava tutti in diretta, non c'era la base che aveva sul musicale e tu ci cantavi sopra. No, tutti che l'orchestra che suonava, noi cantavamo. Per cui bravi per forza. Sì, ma infatti anche gli artisti adesso, quando vogliono fare qualcosa di particolarmente importante, a differenza del solito dove registrano in studio delle parti diverse, poi le assemblano eccetera, fanno la registrazione dal vivo, come se fosse un disco dal vivo, con l'orchestra o col gruppo eccetera, e viene presentata come una cosa insomma abbastanza particolare, no? Beh, direi che lì è stata poi veramente la bravura. Poi un allenamento, una volta era così, perciò o eri bravo o stavi a casa. Adesso fai lo stesso ritornello 6 volte, si prende quello che è venuto meglio, insomma, più o meno, diciamo che anche così. Ma poi c'è Ciccino oggi che ha un affare che tu canti e si scrivete la metà posto. Ma noi siamo intonati, grazie a Dio. Ma Ciccino esiste perché no? Per quelli che non sono intonati. Voi avete un allenamento vero, non dovete fare queste cose. Voi avete iniziato per caso, tra l'altro, al Festival di Sanremo. Se ho ben capito, dovete qualcosa a Gianni Morandi, a qualche suo errore di valutazione. È proprio così? Ma più che errore, è stata una scelta sua. Probabilmente in quel momento lì non voleva fare Sanremo con la prima cosa bella, e l'anno dopo con che sarà. Insomma si è perso due belle opportunità, certo, si è tolto mille altre soddisfazioni, però in quel caso lì magari un consiglio in più sarebbe stato il caso. Buon per voi naturalmente, che avete avuto l'opportunità di farvi conoscere prima in Italia e poi in tutto il resto del mondo, perché ricordiamo che questi ragazzi qua, i ricchi e poveri, sono il gruppo italiano, possiamo dire forse ancora oggi, più noto al mondo, e a livello di vendite, non lo saprete voi meglio di me, siete dietro soltanto ai Pooh. Quindi avete qualcosa tipo più o meno 22 milioni di dischi venduti nel mondo. Quindi, no, un numerino importante direi. No. Hanno menzionato che sarà. A me piacerebbe molto ascoltarla nella versione nuova, te? La versione nuova è Ricchi Poveri, ovviamente, insieme a José Feliciano. Allora, intanto sto leggendo alcuni dei messaggi che stanno arrivando. Cari Ricchi e Poveri che abbiamo in collegamento e in diretta naturalmente su Radio Bruno, per me Ricchi e Poveri sono Sanremo, famiglia, tanti ricordi passati di serate con i genitori e i nonni. Ma i ricchi e poveri sono uguali a 50 anni fa, scrive uno con una serie di punti esclamativi. È vero. Ancora che emozione riascoltarli. Questo tanto per fare un po' una cosina veloce, insomma, su quello che è la reazione.
Esatto. Belli, pimpanti, emozionanti. La cosa dell'emozione ricorre in tanti messaggi. Leggo Daniela che dice: ricordi di infanzia, di quei festival di Sanremo in cui sembrava di partecipare a uno spettacolo dal vivo, sul divano io, la nonna e i miei genitori. Era davvero emozionante come oggi essere a un concerto di persone. Era attesissimo quell'evento. E voi da dentro come lo vivevate? Ah, era un'emozione forte. Ci sentivamo carichi. L'importante poi all'inizio, prima di cantare, siano tutti che trattano. Se non si canti, allora tutto va bene. Sì. Ti disimpegni mentalmente. Là. Senti, ma è vero che una volta eravate vestiti tutti di bianco e qualcuno vi aveva scambiato per i camerieri? È successo anche questo? Eravamo a Venezia. Festival di Venezia. Io esco dalla porta, camerieri! No! Ma noi siamo i ricchi e poveri. Chi è che vi ha dato il nome ricchi e poveri? Ce lo ricordate? Altro che... Franco Califano ci ha dato questo nome. Il nostro primo produttore. Sì. Franco Califano. Beh, sì, insomma, un azzardo anche nella scelta del nome. Vabbè che all'epoca, negli anni 70, insomma, si andava anche alla ricerca di nomi un pochino originali, ma questo in effetti li batteva quasi tutti. Voi avete avuto, fra l'altro, persone importanti che hanno creduto in voi prima di tanti altri, no? Fabrizio De André, Franco Califano, che abbiamo appena menzionato, insomma, voglio dire, quindi... Poi dopo esatto. Freddy Najjar, insomma tanti personaggi importanti. Stanno arrivando tantissimi messaggi: viva ricchi e poveri, viva la bella musica, nessuno riesce più a fare i ritornelli che facevate voi. E leggo anche il messaggio di Giovanni che dice: anche negli aperitivi sulla spiaggia noi ventenni abbiamo cantato e ballato le vostre canzoni, le sappiamo a memoria. Ecco, quindi ci piace raccontarvi anche questo che sapete già, ma è bello ribadirlo una volta in più, no? Assolutamente. È un piacere. Giovanni, vediamo una veloce sulla spiaggia. Insomma, vi siete ritrovati dopo 50 anni, è uscito questo disco, è un doppio che naturalmente contiene tutti i vostri successi. Abbiamo parlato di canzoni che veramente non hanno tempo, di canzoni che ancora oggi si ballano e si cantano per il piacere di stare insieme e di godersela un po'. Beh, una di queste è la canzone sulla quale direi a questo punto ci possiamo anche salutare, no? Che sarà perché ti amo. Io però vi vorrei chiedere se ci fate il ritornello in diretta per chiudere e salutarci, dai. Ok, vai. Che confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Bravi. La mia cantata per i ricchi e poveri. Grazie. Grazie mille. Grazie ricchi e poveri. Un abbraccio. Ciao. È stato ciao. Bellissimo. Ciao. Ciao.